cari amici, buongiorno. Dopo una lunga sosta, che non sappiamo se essere stata produttiva o un po' meno, poi esamineremo se lo è stata o non lo è stata. Il campo ce lo dirà. Ce lo dirà comunque il campo, che è sempre quello che emette i verdetti. Noi stavamo parlando, prima di iniziare la trasmissione, appunto della sosta che è stata produttiva perché ha portato i tre punti. Ma nello stesso tempo non sappiamo se, oltre al fatto positivo di avere anche annullato le squalifiche eventuali, tipo quella di Beretta, o nello stesso tempo aver rallentato un pochino la pressione che c'era sui calciatori, non sappiamo se questo può aver inciso sul famoso ritmo partita di cui ce ne parlerà poi l'amico Mauro. In ogni caso, pensavamo potesse avere un esito anche migliore, visto come si stava quando abbiamo sentito la Salernitana vince a Frosinone 1-0, l'Ascoli pareggia con il Perugia 0-0. Aspetta, e siamo con il Lecce che aveva i tre punti addirittura senza giocare, però poi il fatale 90esimo, o meglio, il periodo, il lasso di tempo fra il 90esimo e il 95. L'extra time ci dà un Frosinone che subisce il gol al 90esimo e riesce a recuperare al 92 e il Perugia che riesce a segnare fuori casa al 95. Quindi la classifica si accorcia tra Lecce e Frosinone, rimane inalterata almeno per quanto riguarda i punti fra Perugia e Lecce. Per la famosa media inglese il Perugia allunga su Lecce, dove continua ad avere 6 punti e soprattutto un calendario più favorevole. Manzoni diceva: ai posteri l'ardua sentenza, a voi l'ardua sentenza. La mia sentenza è questa. Anch'io, come te, come tutti i tifosi del Lecce, mi sono sbizzarrito a fare conteggi, controconteggi, decine di conteggi. Alla fine sono arrivato a una conclusione, Mario, che ritengo validissima, non valida, validissima. Cioè, il Lecce può andare direttamente in Serie B se avvengono tre condizioni, se si avverano tre condizioni, e sono: vittoria del Lecce nelle ultime tre partite. Quello è sicuro, no, cioè, una delle condizioni. Senza persine qua no. Quelle, sì, cioè, no, se quello non avviene. Se una delle tre viene a cadere, una sola delle tre, non tutte e tre, una sola delle tre viene a cadere, non ci andiamo in presa diretta. Allora, vittoria del Lecce nelle ultime tre partite. Perugia, sconfitta a Salerno e pareggio in casa all'ultima partita col Frosinone. E le due altre partite? Vinte, anche se le vince. Anche se le vince, arriva a 63 punti. Va bene. Quindi la classifica finale sarà questa: Frosinone e Perugia 63, Lecce 64. E andiamo direttamente in Serie B. Se una di queste tre condizioni non si verifica, cioè le tre vittorie del Lecce, la sconfitta della Perugia a Salerno e il pareggio tra Perugia e Frosinone all'ultima giornata quando noi riposiamo, se una di queste tre condizioni non si verifica, noi dobbiamo fare il playoff. Non ci sono scappatoie, ho fatto migliaia di conteggi, sono arrivato a questo punto. Posso, per far capire alla gente che ci ascolta, il Lecce deve vincere tutte e tre, il Perugia ne può vincere due, perdere una e pareggiarne una, fare 7 punti, il Lecce ne deve fare 9, e il Frosinone ne deve vincere una, perdere una e pareggiarne una, ne può fare 4. 4 e 4, 8, noi ne facciamo 9, il Perugia 7 e 9, lo faccio per indicare quello che hai detto tu, per far capire più rapidamente. Detto questo, però, c'è un problema. Prima Mario, il generale, il nostro amico, ha messo in essere, ha posto in essere una considerazione. Questa settimana di riposo può far bene o può far male, perché a prescindere dai ritmi partita, che ormai se non c'hai i ritmi partita a due domeniche, a tre domeniche, a un mese circa dalla fine del campionato, allora praticamente il problema è ristaurare nella muscolatura quella quantità di zuccheri, di sali minerali che è necessario avere, per proprio perché le ultime tre partite ci sottoporranno a uno sforzo tale che può essere anche decisivo, come ha detto anche Vittorio, per la vittoria senza bisogno del playoff. In questa settimana di riposo effettivamente è stato fatto un riposo attivo, cioè il riposo che consente il recupero di queste energie spese
negli ultimi 5 mesi, perché il Lecce, non ci dimentichiamo, che sta spendendo moltissimo, pur avendo una rosa, pur avendo una rosa straordinaria, sia chiaro, ma non è di dire. Il fatto è che io non ho visto gli allenamenti, mi auguro che questi ragazzi questa settimana siano stati più in famiglia che sul campo di calcio, perché il campo di calcio, come tutte le cose, tu sei per l'allenamento gioioso, io sono in questo periodo, non c'è necessità di fare quelli che si chiamano gli richiami, perché se anche l'erba, come hanno fatto l'anno scorso Zucchinetti, come si chiama quello, Bustinetti venne qua, che fece fare la terza preparazione e arrivammo ai playoff che eravamo sfiniti. Cioè, i richiami si fanno in periodi pre-primaverili e basta. Poi a quel momento lì devi iniziare a fare quel lavoro che si chiama riposo attivo, cioè ti alleni, fai le partitelle calcio-tennis, ti diverti, cioè in pratica resti sempre in campo, fai soluzioni, schemi, cross, tiri al volo, cioè voglio dire, ti diverti in attività campo, didattica, attività didattica, fare, però gioiosa. E quella domanda, sì. Mario, che ti sei fatta tu, se è stato positivo o meno il riposo del Lecce domenica scorsa con ciò la faceva, e beh, lo dobbiamo anche riportare al Frosinone, che domenica riposerà, sarà positivo o non sarà positivo quel riposo del Frosinone? Anche quello, quindi ecco, riduciamoci a una sola considerazione: è il campo che ci dirà. Io ho detto nel pezzo che tu hai letto, quindi ho anche scritto, che effettivamente è diventato difficilissimo fare delle ipotesi, perché le varie ipotesi debbono concatenarsi con i famosi tre elementi di base. Si prescinde. Noi partiamo anche se ne salta uno, Mario. Anche uno se ne salta di quei perché ne salta uno e va a vantaggio di qualcuno. Esatto. Cioè, metti il Frosinone e perde a Perugia. Beh, allora siamo fregati noi, perché probabilmente il Perugia. Lì deve essere tra i punti del Frosinone. Tra Viareggio e Pontedera beccherà con un pochino di punti. Non è mica detto che poi Salerno perda di sicuro, potrebbe se cade uno di questi elementi, le quattro squalifiche dei quattro giocatori del Perugia squalificati nella partita di domenica potrebbero essere determinanti. Se Vannucchi, cito il giocatore più importante del Viareggio, e Cristiano Lucarelli, l'allenatore, che credo sia ancora legato, se n'è andato Vannucchi. Vannucchi ha lasciato il Viareggio. Vannucchi è andato via. Io speravo, nelle squadre avversarie, se c'è un risultato da tenere, spero sempre nei giocatori più anziani, perché sono i più validi. Noi azzardiamo le ipotesi, anche le più strane, anche le più paradossali, anche quelle che tutto sommato hanno pochissimo fondamento, o quasi nullo fondamento. Mauro dice: il Perugia ha 4 squalificati. Quando li ha presi questi 4 squalificati, cioè i cartellini per la squadra? Domenica con l'Ascoli, dove il Perugia ha voluto in ogni modo vincere, quindi comunque ha ottenuto il risultato. Chi ce lo dice che per ottenere anche questo risultato sia stato così determinato al punto che dice forse è meglio beccare anche i cartellini delle successive partite, soprattutto quella col Frosinone che ci interessa molto, becchiamola adesso in maniera che poi saremo più puliti. Perché Rosa e Perugia non lo so io. Non l'hanno fatto, ma sono su cose che succedono, che noi dobbiamo metterlo in campo. Ma quattro in una partita sola, quattro ammoniti e tutte e quattro che vanno a beccarsi il secondo cartellino, mi sembra un pochino, cioè quando tu entri e giochi lo sai di essere con la spada di Damocle sulla testa, se non dato momento vedi già il primo, vedi il secondo, ragazzi diamoci una calmata, forse sia pure, invece probabilmente ci può essere anche un ordine di scuderia, pigliate le mostre e squalifiche, così domenica non ci siete e poi ci sarebbe un po' la rosa, per questo ti ho chiesto com'è la rosa del Perugia. Forse Mario non abbiamo saputo gestire bene la partita con la Nocerina, quella non giocata. Cioè il Beretta era squalificato e ha scontato la giornata di squalificare. Siccome tenevamo in diffida 2 o 3 giocatori, avrebbero dovuto farsi squalificare. Ci può essere anche. Dice, vabbè, la nostra ipotesi è fantasiosa. Però, come ipotesi. Tra
tanto fantasiosa è. Bastava un calcetto, bastava. Io pensavo, chiedo scusa a tutte e due, ma tanto quanto sono ingenuo io pensavo che essendo una squadra che è stata eliminata dal torneo, cioè in pratica la Nocerina, cioè la partita con Nocerina non consentisse di, diciamo, eliminare la squalifica. No, consentiva, sì. Se siamo sicuri. Il regolamento lo prevede. È come se fosse stato. Ma che cavolo di mondo? È una cura delle cose strane, sì. È comunque... ma che cavolo del mondo del calcio è questo in cui tutto ciò che avvantaggia chi dovrebbe essere svantaggiato? Il mondo del calcio è diventato una cosa strana. La partita resta valida, la diciamo che mi rendo perfettamente conto. Ma siccome c'è una squadra, la Nocerina, in questo caso. Io non giocandola acquisisco i 3 punti, mi sono avvantaggiato, perché devo essere anche avvantaggiato dal fatto che la squalifica viene considerata al di là degli auspici che ognuno di noi fa e li fa in maniera rosea, 3 vittorie del Lecce, ma obiettivamente se dovessimo fare, diciamo, delle percentuali, roba comunque sempre difficile, il Perugia tra Viareggio e Pontedera in casa, Salernitana fuori e ultima partita con Frosinone in casa, voi pensate veramente che faccia soltanto 4 punti, 6? Non ne fa qualcuno in più? Non lo so. Ma il Perugia io mi auguro che ne faccia 7. Io gli ho detto che deve perdere a Salerno. Ma sono 7 su 4 partite. Sì, sì, sì. Cioè con un rendimento che al momento va al di sotto dei 2 a partita. Io spero ne faccia 7. Fino adesso ha tenuto i 2 a partita. Mario deve perdere a Salerno e deve pareggiare col Frosinone. Non ci sono dubbi. Io spero ne faccia 7. Se non succede dobbiamo fare i playoff. Basta, è chiuso il discorso. È inutile mangiarci la testa. Ti sto dicendo. Tu fai le percentuali? No, poi un'altra cosa. Ormai stiamo discutendo soltanto così, diciamo, accademicamente, perché non c'è nulla da esaminare, tra l'altro una partita non giocata, non possiamo manco dire ha giocato bene, ha giocato male, niente, qua siamo soltanto, ci esercitiamo anche noi. Non ci proiettiamo, non ci proiettiamo, ma siamo sicuri che noi obiettivamente facciamo i 4 punti e i 9 punti. Anche questo è tutto da vedere. No, è un'impresa impossibile quasi. Visti i precedenti a cui Lecce la situazione è tale che io spero che i nostri giocatori improvvisamente si ricordino di essere giocatori e che queste 3 partite vanno vinte. Se lo so che hai ragione te, è difficilissimo che avvenga. No, però l'unica speranza che abbiamo è questa. Come sarebbe? Può avvenire. No, è difficilissimo. È difficilissimo perché le 3 partite che giochiamo noi sono tutte e 3 estremamente difficili. Sì, io temo molto di più la partita del Frosinone in casa Grosseto e Pisa. Perché il Grosseto sta rientrando nei playoff e fuori playoff avendo 2 punti. Sta rientrando. Io che queste 3 partite hanno lo stesso livello di difficoltà, sì, identico. Sì. Come fosse una finale. Per motivi diversi. Ogni partita è una finale. Sì, difficoltà uguali. Tutte e 3 partite presentano delle insidie, sono difficilissime. È difficile che noi vinciamo tutte e 3 partite, però è una delle condizioni. Noi vinciamo tutte e 3 partite perché effettivamente è così. Ma dobbiamo tentare, deve tentare indubbiamente. E allora già. E allora, siccome si deve tentare, auguriamoci che questa volta, visto che c'è il rientro di Micco, visto che si può giocare, Zigoni, se l'ultima volta è stato schierato l'ultimo quarto d'ora, potrebbe anche giocare dall'inizio. Con 15 giorni di sosta, cioè, no, allora io mi auguro che. Forse recupera anche a Modio recupera. Io penso alle 2 punte, ne abbiamo parlato sempre. Penso a Zigoni che tanto bene si è comportato all'inizio del campionato, poi improvvisamente anche lui è scomparso, non si capisce perché. Io mi auguro che alla fine del campionato un ragazzo giovane, che non ci dimentichiamo, viene da uno dei vivai più importanti che ci sono in Italia, che noi delle volte si pensa sempre. In questo momento a noi interessa tutti, che noi tifoseria, noi 3 che stiamo parlando qua, ragioniamo un pochino con il cuore. Abbiamo messo il cuore, invece, i 3 parametri di vittoria, non possiamo fare diversamente. Però non possiamo anche astrarci da quel poco di ragione che ho dato. Ora io stavo parlando, Mario, in linea. La ragione, almeno ecco, per quanto riguarda la parte di mia competenza nell'espare un pronostico, non sembri male,
ma la ragione mi dice che delle tre, in questo momento, al di là dei numeri, al di là di tutto, forse è il Perugia quella che è il candidato. Tu che dici? Sì, sono d'accordo anch'io. Ma io volevo prescindere da questo, ormai questo ne abbiamo parlato. Io vorrei inquadrare la partita di domenica con Grosseto in chiave tecnica. Cioè sarebbe dire, dobbiamo, visto che problemi per quello che riguarda i play-off non ce ne sono, perché il Lecce è una squadra che i play-off formati l'ha acquisiti, allora noi dobbiamo trovare una soluzione che ci consenta, cominciando da domenica, avere più chance di vittoria rispetto ad altre soluzioni. La soluzione che Vittorio, tu ed io abbiamo sempre detto è quella a due punte, e mi sembra perfettamente normale che rimaniamo sempre su questo. Ma c'è un'altra cosa che di cui va tenuto assolutamente conto: la presenza a destra o a sinistra, come dipenderà dall'allenatore, o di Dumbia o di Ferreira Pinto. Quale dei due in questo periodo è nelle condizioni migliori perché si possa consentire a Miccoli di giocare come se con la punta? Ti rispondo subito, Mario. Fermo restando che Dumbia deve giocare a sinistra con Lopez alle spalle, a destra il pericolo Ferreira Pinto non esiste, non dovrebbe esistere, perché è esploso Barrago. Allora sulla destra avremo Barrago, Autore, allora non ci gioca con due punti, gioca una punta solo. No, i tre trequartisti, Barrago, Bogliaccino e Dumbia. Le due punte, Zigoni e Mico. Basta, è fatta la formazione. Per noi è fatta la formazione. Migliore di questa, no, deve essere d'accordo. No, io sono d'accordissimo, però Dumbia in questo caso non può giocare a sinistra, perché io vorrei far giocare sulla fa. Dumbia può giocare a destra. Ma la mettiamo così, difensori, Vitero, Diniz, Lopez. Perché Miccoli a destra, Miccoli è uno che deve scegliere lui. C'è un Amodio che gioca a centrocampo. No, lì c'è un piccolo problema in difesa, perché sembra che Sales non sia in perfette condizioni, quindi c'è il rischio che Sales non giochi e che debba giocare sulla fascia destra Diniz, il quale ha chiaramente espresso all'allenatore il desiderio di non giocare, di non voler giocare sulla fascia destra, e questo è un problema. Ma con Dumbia davanti piuttosto che Ferreira Pinto, con Miccoli, ma no, perché ce l'ha fatta sola. Al posto di Ferreira Pinto giocherà Barrago. Ha detto Barrago, anche quando ha fatto tre gol, io devo essere sincero, cercherò di non essere cattivo nei miei giudizi, ma insomma, onestamente, ragazzi, potevamo farne anche a meno. Si è comprata, ha fatto tre gol, glielo ringraziamo, ma voglio dire, e se fosse rimasto in campo avrebbe tirato il rigore e ne avrebbe fatti quattro. Non ha sbagliato per rete. Comunque vediamo con Grosseto, sì. Storia società antica con la quale nel secolo scorso non abbiamo mai giocato, i precedenti sono soltanto due. Due soltanto, e recenti pure, la prima volta ci siamo incontrati, la prima sfida a Grosseto, il Lecce l'ha disputata 6 anni fa, in Serie B. Tutte e due in Serie B, il 29 marzo del 2008, e la partita finì recente, fu la prima partita, e la pareggiamo 1-1, segnò Danile Vicius, sì. E poi il Lecce pareggiò su un'autorete di un difensore del Grosseto, e finì 1-1. Dopo 2 anni, il 24 aprile, quindi il mese di aprile, non dimentichiamo che stiamo nel mese di aprile, il 24 aprile del 2010 il Lecce andò a Grosseto e vinse 3-0. Oh. Segnarono nell'ordine Giacomazzi, Angelo e Corvia, e vincemmo nettamente 3-0. Quindi la tradizione è buona, abbiamo segnato 4 gol, ne abbiamo subiti uno soltanto, un pareggio e una vittoria, quindi la tradizione è buona. Il mese di aprile ci ha portato una vittoria nell'unica partita giocata nel mese di aprile a Grosseto, speriamo bene per domenica prossima. Quindi l'auspicio è questo, cari amici: noi non faremo più commenti alle partite che ci saranno, perché le partite presto rimaste sono tutte da vincere. Va da sé che se una si perde o si pareggia per qualche motivo salta il banco e noi andiamo a discutere, ci prepariamo solo ed esclusivamente per i play-off. Io aspetto con trepidazione, però anche con una certa fiducia, che le altre squadre sbaglino e che la nostra non sbagli. Detto questo, saluti a tutti, e comunque forza Lecce, come forza Lecce, come sempre.